Bene. Ok, perché non lo leggeva prima. Allora, buongiorno Sander, stavo avendo già problemi di prima mattina con il joystick, ma abbiamo risolto e si parte. Mamma mia, sono tutto a posto, dormito bene? Andiamo qui. Hai fatto anche una registrazione di episodi a vuoto. E no, è partito tutto quanto, ma non funziona il joystick. Io diciamo di sì, purtroppo non so perché ultimamente la sera non riesco ad addormentarmi bene. Sarà un po' l'ansia per l'operazione, però. Anzi, effettivamente la prossima settimana. Però vabbè. Beh, si entra subito dentro la cosa. Quanto in pixel art. Scappiamo! Sembra che c'è altri colori, vedete? Vabbè, sono così. Non c'è bisogno di essere ansiosi, male che vada non parli più. E risolvere la dislessia, buono, no? Guarda, se fosse quello la cosa negativa che potrebbe succedere, benissimo. Faccio come cosa? Come Sao Tome, metto i cartelli così quando devo parlare. Quando fa il panda, quando diventa panda. Alla tomba del re. Abbiamo una mappa, sono un coglione. Sì, ce l'ho. Ma perché si deve usare proprio come cosa? Non la devi solo mettere?
raggiunzione, rinnova. Ecco. Il problema qui è un altro, perché io non ho né start né select effettivamente, quindi la mappa non la posso mettere. Tanto mi ricordo è tipo tutta una cosa. Che cos'è? Studente D95. Posso fare, dato che io non posso mettere start e mettere la cosa alla spada, ah, ma è proprio così, ok, volevo fare una cosa invece che mettevo la mappa e provo a orientarmi. Allora, sarebbe buono perché è un casino orientarsi a memoria. Ingress, destra, destra, destra. Ok. Poi qui di nuovo a destra, vero? Tanto che tanto ho fatto destra. Destra. E destra di nuovo. Ok. Mamma mia, stamattina sto, aspetta. Per quanto ho dormito, poi per quanto ho dormito. Te l'ha dormito, però ha dormito. Guarda chi c'è! Sono i da chi siete? Sì, ma infatti ce l'ho qui sulla destra, almeno. Forse non avevo fatto qualcosa. No, fate accumula, sono scemo. Vai a fare un culo a te. Non c'era niente.
se devo fare gli scanner per vedere se è debole a qualche elemento, mi deve fare esaustiva. Però io l'avevo 2000, però se gli levassi un po' di più o qualcos'altro. No! Vaffanculo. Ok, a me la vita ce l'ho, io lo faccio. Siete molto forti. Abbiamo già vinto? Maledizione, mi ricorderò di voi. Tanto salviamo. Ok. Tanto è sempre destra, destra e di nuovo destra. Però c'è l'acqua. Cazzo di Ok, 111 devo andare per l'ultimo, ok. Svio, sono andato. Sto usando già il controller, il computer. Buongiorno. Elaborazione magia di stato. Intanto che abbiamo fatto sta cosa, magia. Abilità. Slow, stop, slow, aste, grazie ametista magica, quake, addirittura quake è una spazio-tempo, ma spazio, antima, io però farei aste. Lo facciamo diventare una bella potente. Allora.
a Slow non ci hanno dato. Metto qua slow, che se li attacco gli faccio effetto addizionale slow. Anche se era meglio, no, è meglio drain, è meglio come si ricura. Allora, giunto, magie, li mettiamo slow qua. Ah, c'è pure i nemici qua. Beh. Infatti era blu, quindi il fuoco adesso. A proposito di Levita, a me stavolta non è capitato, ma tempo fa quando ci ho giocato mi è successo che facevo Levita e lo mancava. In quel caso non ti arrendere, ritenta fin quando non va a buon fine. Ok, intanto io ho Rinoghi con cui farò sempre così. Dai, che c'è la Rino Levita. Vediamo. Tariano del faccio urinare, mettersi a lei aste, la faccio mettere semmai pure a scuole e poi faccio le vita sul nemico intanto, però una pozioncina a Rinoa e a Darebbi. No, questa è sempre lento. Andiamo di Ifrit, almeno.
Madonna, io fitte, quanto ci metto di là? Niente, non drena niente. Giuda, non è ammazzo stesso, però lo si ogni volta. No, non è ammazzato io stesso. Ivita, quanta poca forza c'hai? Blinura. Non ho capito di qual era, ci dobbiamo mettere tutti qua prima. Era tua. Che c'è imparato ora? Vabbè. Ma qua? Non fa niente? Ah, ok, fatto. Aiuto l'acqua. E abbiamo guadagnato anche la nostra paga giornaliera o settimanale, quindi non so quanto la danno.
La stanza sia a sinistra. Sì, è il ponte. Tra l'altro basta per sempre a destra, poi dopo per andare al centrale sarà un po' più incasinato, però intanto non ho questa. Tutto energia. A zero. Serviamo. Giriamo gli ingranaggi. Ah, l'ha proprio levato. Muova. Ok. Non c'è altra interazione, ok. Muova. Adesso andiamo dritti per dritti. Devo ricordare chi è Gascan. Ma tu eri nuovo che cosa, perché no? Ok, tutto dritto per dritto. Non è vero, non è dritto per dritto. Andiamo a destra. Cosa dove si passa per entrare? Questo? Pure attaccare le spalle, merda. Che bottana. Allora, è forte questo? Ah, così. Quanto odio queste cose. Fanno l'ultimo attacco prima di morire, no?
Io sto qua, vado giù e devo andare a sinistra se voglio andare alla parte centrale. Ho sbagliato. Poi di nuovo a sinistra. Ok, per uscire mi devi fare un piccolo valore se mi controlli il codice D perché mi è sotto un 2. Sì, intanto lo vediamo insieme il codice D. Ecco, siamo arrivati. Di nuovo qui, prima mi avete sopraffatto, ma questa volta non la passerete. Mio fratello è con me, tocca a voi scappare ora. Questo è proprio stupido. Fratellone, aiutami. Cosa succede? Hanno rotto la tomba e mi hanno attaccato. Attaccato? Brutti cattivi. Questo sarebbe il grande fratello? Ehi, fratello, ti prendono in giro? Stupidi umani. Stupido Flander. Non dovreste mai giudicare dall'apparenza. Madonna, è botta, ma vado prima per lo scanner, voglio vedere se è debole proprio qualcosa. Debole al vento e al veleno, non effetto roccia. Questo è il vento. Amen. Assicura lui. Vedi, GF e basta. Centocinquantuno.
Fratello, ora tocca a te. Che ti incanta. Mi vedo che l'avete già messo uscire, vabbè. Io per me. Noi, potenti guardiani sconfitti, maledizione, vi seguiremo. Oh, che cavolo è Santina? Ah, ok. Carta Select. Brothers. Blues, sei mamma. Siete forti umani, avete sconfitto i due fratelli. Grazie a voi sono libero da questo sarcofago di pietra, eppure era stato costruito per passarci l'eternità. Mi chiedo se sia necessario chiudere qui coloro che viaggiano per l'altro mondo. Dopo un viaggio così lungo ed estenuante verso la vita. Carta Minotaurus. Tanto. I Brothers, te li prendi te. Right. Solo vediamo se la sta fatta più o no. Eccolo qua. No, non c'è niente. Allora, intanto già c'è HP 20% up. Mettiamo giù un forza che mi serve per lei, che almeno io aumento un po' la forza. Però Junction, Rinoa, Junction. Abilità. Ma di che ragione mi serve? La magia pura. Vabbè, la magia non è che la sto facendo tanto di offensiva, quindi va bene HP 20% up. Più HP c'ha è meglio è. Ok. Ma il D era quello della spada allora? Qua non mi dà nient'altro. Se di quella della spada è 95, il D è questo qui. 95.
Aspetto Texas prima di uscire, almeno mi dici, mi dai conferma che era questo lunedì. Capisco che ogni tanto salta così la musica. Cambia da partita a partita, no. Allora dovresti ritornare indietro qua alle rovine e riprenderlo tu, perché sennò altrimenti non vai avanti. Già fatto, per questo mi era venuto un dubbio. Beh, da una parte c'è pure da capirli, perché se no altrimenti chiunque poteva postare la cosa e nessuno andava qui alla torre e nessuno si prendeva il Jeff che stava qui. Salviamo. E si ritorna indietro. Sono andato a inserire quello che mi aveva dato il mio amico, che era 130 e giustamente mi diceva errato. Per cui sono tornato e mi dà 19, a me 95. Sì, diavolo! Che è sto muovo, perché si impalla così l'audio? Penserete di prima inserire l'ultimo numero, quindi nel tuo caso 5, poi inserire 9 ed alla fine lo 0, ok, thank you. Ah, devo riprendere l'8. Parliamo molto velocemente perché ogni volta riparte subito. Corretto, proprio da questa parte.
no, quel trabocchetto su come inserirlo sta merda, eh? Come dice 95, metterò un 9 e un 5 e mi fermo lì. I Garden di Balam e Garbadia si sono alleati con il colonnello delle forze militari di Garbadia. È inutile chiedersi il perché. Siamo qua per obbedire a degli ordini, non per fare domande. Ok, dicevo, perché non mi sembra più. Scusa, il contratto con me è ancora valido? Ti ho detto sono bastardi, sì, bastardissimi. Questo è ancora valido? Cosa vuole adesso? Non lasciatemi in questa casa, volete che vi spieghi il perché? Non serve. Mi pare che hai capito come usarci, no? Basta che ordini. Ok, vi ringrazio. E si entra. No, con chi devo parlare? Xander, con chi dovrei parlare per ultimo? Almeno parlo con tutti gli altri prima. Posso mettermelo? Penso il Vagnero, l'ultimo a cui dovrei parlare di solito è questi sozzelle. Quelli no, è l'ultimo, ok. Ma con cosa non mi ci va a parlare? Fa aspettare, sto di cazzo, sei in ritardo e così è così abituato a farsi aspettare che ormai gli sembra normale. Adesso gliene dico quattro. Papà, no, non era papà, aspettate qui. Ah, comunque è casa mia questa, non vi preoccupate, me lo ricordavo sta cosa. Mettetevi comodo. Speriamo che non mi crei altri problemi. Ma cosa sta succedendo? Dov'è Rinoa? Non è una professionista come voi, potrebbe essere un peso. Non ha mai preso parte ad una battaglia, è meglio che sia qui per il bene di tutti. Ma lei era per caso. Ma lei è per caso il padre di Rinoa? Chissà quando è stata l'ultima volta che mi hanno chiamato così. Il padre è un membro del governo e la figlia è un membro della resistenza? Situazione complicata. Oh, quanto si impalla? Facciamo basta, che adesso sono chiuso. Molto complicato. Comunque è un problema nostro, voi non c'entrate. Cosa credi di fare? Piuttosto, abbiamo cose più importanti di cui preoccuparci. Per noi gli ordini del Garden e quelli di Rinoa hanno lo stesso valore. Terminata questa missione, come da contratto, lavoreremo per Rinoa. Mi auguro che lei non interferisca. E se interferissi? Non me lo chieda. In maniera cattiva, non me lo chieda. Noi siamo tutti Sid e ci comporteremo come tali. Ehi, ragazzi. Ciancio alle bande e bando alle ciance. Siamo venuti a uccidere la strega, no? Quindi parliamo di questo prima di tutto. Detto tu. Errore umano. Va bene, tregua.
Questa parte qui della cosa bugga un po'. Lasciate che vi spieghi il piano. Dove ero? Chi metto? Metto Quincif. Sono stato io che ho stretto l'accordo tra Galbadia e la Stregadea. La cerimonia di oggi è per celebrare tale avvento. Evento. Se mi sarei dovuto mettere voi in squadra, però vabbè, sti cazzi. Non lo voglio in squadra. La cerimonia avrà luogo presso la residenza presidenziale. L'abbiamo lasciata lì. Lui parlando vi sta portando via da Rinova, ragazzi. Durante la cerimonia vi dividerete in due gruppi e prenderete posizione. La squadra dell'arco attenderà all'arco di trionfo. La squadra d'attacco aspetterà davanti alla residenza presidenziale. Si posizionerà proprio qui dove sono io adesso. La squadra d'attacco e la squadra dell'arco. Però poi dove mi metto per farmare? Palle. Quella è la residenza presidenziale. Finita la cerimonia, inizierà la parata della strega. A quel punto si aprirà il cancello principale e ti dico che la prima volta a me mi piaceva tanto perché mi ricordava proprio Vince Valentine, quindi era molto meglio Vince Valentine. Cercate di stare calmi, se ci saranno dei disordini la parata verrà interrotta. Quando si apriranno i cancelli la squadra d'attacco entrerà in azione. La folla guarderà la parata e sarà possibile muoversi indisturbati. La squadra d'attacco si muoverà verso il tetto della sala presidenziale. Così perché è inutile. Preferisco averci squadra Zelle e Rinoa. Sotto il pavimento del corridoio, davanti alla stanza della strega, c'è un passaggio per la sala dell'oro. Perché sono quelli che ho in squadra già adesso, sono quelli che porterò proprio alla fine del gioco perché sono quelli più potenti. Però non mi ricordo io come facevo a fare sempre la mossa finale. Nella torre c'è una specie di giostra e vicino c'è nascosto un fucile da tiro. Andate là e aspettate fino alle ore 20 in punto. La parata comincerà da qui. La sega sarà sopra il carro. Il veicolo partirà e si muoverà verso sinistra. In questo modo. Sposterà di qua. Poi andrà di qua. La parata farà il giro della città attraverso la strada circolare esterna e ritornerà a questo punto. Cioè, riapparirà da questo punto. Poi girerà a destra e proseguirà per questa strada. Qui entrerà in azione la squadra dell'arco. Alle 20 precise la parata passerà sotto l'arco di trionfo. Quando lo metti in squadra e combatte con te, lo dice lui. Che senso? Aspetta, stavo a leggere la cosa, non ho seguito il discorso. E altri 5.000, buoni, buoni. Allora, la squadra dell'arco, grazie ad un pannello di controllo, abbasserà i cancelli ed imprigionerà la sega dentro l'arco di trionfo. Alle 20 l'orologio a giostra, dove sta la squadra dell'attacco, uscirà dal tetto.
Niente separerà la squadra d'attacco dalla strega. Sarà l'occasione buona. Bang. La mossa finale di Irvine compare il dialogo se lo metti nel party ed incontri un mostro. No, io dicevo di Zell e gli altri, io mi ricordo che ho battuto Mega Weapon facendo sempre le loro mosse finali più potenti, però non mi ricordo come facevo a farle proprio ogni turno, io facevo una mossa finale. Ora aspettate la loro stabilità. Siete liberi di girare la città se volete. Sì, infatti. Ma penso che è stato un po' tratto da quello. Vabbè, vi prego solo di non creare problemi. Ma perché ci ha preso? Non siamo mica come tua figlia. Madonna! Si ricordi che siamo Sid? Certo. Avete un po' di tempo libero. Ci rivediamo a casa mia. Là vi darò le ultime indicazioni, dopodiché il piano avrà inizio. Non so perché lagga così. Il gioco stesso, sto andando una puttana nel gioco. Aiuto, mi prende! Massimo, voglio vedere un attimo una cosa. Compriamo un po' di pozione, che le pozione ce l'abbiamo sempre poche. Levati dal cazzo, come vedi. Ah, giustamente dici, si compensano. Vabbè, risiniziando già gliel'avevo fatto, ma sa. Beh, io direi di andare direttamente a casa di quello. Ahia. Iniziare il piano, che poi dopo devo staccare. No, sono entrato senza salvare. Un attimo, che c'è qua? Questo c'è. Questa non di più. Neanche apro, quindi stiamo. Formiamo le squadre.
Il capo squadra e il tiratore formeranno la squadra d'attacco. Al capo squadra spetterà la manovra d'attacco. Se il piano dovesse fallire per qualche ragione, se il tiratore per esempio sbagliasse il colpo, spoiler, il capo dovrà dirigere un attacco contro la strega. Dovete muovervi nell'ombra, per questo il piano è stato elaborato fin nei dettagli. Il nostro scopo è eliminare la strega e dovremmo farcela anche a costo di sacrificare alcuni di noi. Anche a costo che vengano scoperte le nostre identità. Chi è il capo squadra? Tutti a guardarmi. Io. E vabbè, mi hanno sgamato così. Qualcuno. Bene, lascio i dettagli a te. La squadra d'attacco è decisa. Io e Sylvain saremo la squadra d'attacco. La squadra dell'arco sarà... E gli altri tre. Ricevuto. Ricevuto. Chi sarà il capo della squadra dell'arco? Gallinaccio fermo di Equistis. Anzi, Squinfis. Scusa Zell. Beh, lo stesso Equistis. Ok, ci penso io. Bene, iniziamo. Cosa Equistis? Siamo tutti con te, Equistis. Forza! Aia, ehi! Sono riuscito a fuggire, quell'uomo vi ha detto qualcosa? No, niente di importante. E Squall? Non abbiamo tempo di no, dobbiamo andare. Aspettate. Guardate. Si chiama Bracciale di Odin. L'ho trovato nella stanza di quell'uomo. Dine. E a che serve? Indovina. Dovrebbe bloccare i poteri della strega. Ma non so come funziona. Però in questa battaglia si sarebbe molto utile, no? Se è davvero il bracciale di Odin, dovrebbe avere un effetto micidiale. È un oggetto magico potentissimo. È vero, è vero. Che cosa ride? E cosa vuoi fare? Vuoi metterlo addosso alla strega? Chi? Quando? Come? Perché? Ne parliamo insieme, no? Non abbiamo tempo. Squall e Sylvain sono già pronti, abbiamo un compito da seguire noi. Capisci? Non è una lite di famiglia, non è un gioco questo. Invidiosa, gelosa che a lei piace, che a Squall piace lei e invece non gli piaci tu, eh? Quistis, Quincif, lo capisco, lo so, e anch'io ho un piano, ogni tanto lo suono, ogni tanto no, ma anch'io ce l'ho. Nel caso dovessimo attaccare, andrò avanti io per guadagnare tempo. Non ti preoccupare, non ce ne sarà bisogno. Fate se mi fate entrare in casa. Se mi fate entrare in casa. Mi fa parlare con Rinoa però. Che stronzata! Perché mi fai entrare in casa? C'è qualcosa? Ma devo sistemare giunti o decide no?
È vero che i Sith non chiedono mai il perché delle loro missioni? Talvolta vorrei chiederlo, adesso per esempio, ma... Io non l'ho fatto, ok? Perché vuoi saperlo? Se pensiamo che i nemici sono cattivi, non dovremmo scoprire e combattere, no? I nemici cattivi. Non so se avevo risposto. Cazzo, beh. Ah, mi sono perso la parte del dialogo, affanculo, a te. Poi vedo quella cazzo di pozione e basta. Perché vanno così piano? Vabbè, lo prendo cerchio, va bene. Ognuno crede di essere nel giusto, non ci sono buoni e cattivi, esistono solo nemici e non nemici. Bloccate la strega, sarà il vostro turno. La squadra dell'arco attenderà dentro l'arco fino alle 20. Il carro che trasporta la strega passerà sotto l'arco alle 20. In questo istante abbasserete i cancelli usando il pannello di controllo e imprigionerete la strega all'interno. Adesso aspettate qui. Colonnello, perché la strega ha organizzato una tale parata? È per questo che il Garden di Gabbian ha deciso di opporsi alla strega? E allora? Torno alla mia residenza, buona fortuna. Sì, ma non me l'ha fatto leggere, non ho skippato io il dialogo, è andato via da solo. Vedo tutto lui che se ne va. Cos'è questi? Sono stata troppo dura con lei. Hai esagerato. Devo andare, devo parlare con Rinoa. Con Rinoa. Ma non possiamo lasciare la nostra posizione. Abbiamo tempo fino alle 20. Voi aspettate qui. Ma non si può. Aspetta! Meno come posso andare. E poi i lag, tra virgolette, non era il gioco che laggava, ma era proprio il mio computer che non ce la faceva a streamarlo. Anzi, Streamlab OBS non ce la faceva a mandare lo stream usando la CPU. Quello che sia. Tra un po' c'era una bella confusione là fuori, ma qui sei al sicuro. Via, via. Sì, no, no, è proprio il gioco, perché non sto facendo nient'altro.
Devo uscire subito, questa porta si chiuderà automaticamente fra poco. Corri, corri. Posso farci? Ma entrano loro. No, scusa per prima. Ma non vi siete incontrati nel corridoio? E niente. Eh? Bloccati dentro. Beh, questa è una stupidaggine, perché cazzo non si sono incontrati? Vuoi vedere che ci hanno chiusi dentro? Deve essere stato Caraway. Siamo arrivati nel bel mezzo di una lite di famiglia. Accidenti, sono molto preoccupata per Rinoa. Cosa vuoi dire? Rinoa è andata dalla strega da sola. Vuole aiutarci. Rinnovo abita a Buckingham Palace, c'è quasi. Io queste cose non mi ricordo che le avevo fatte, però vabbè. Non sono un Sid, ma... Avevo proprio rimosse da... Capisco che non è un gioco. Ma è un gioco, Final Fantasy 8, non ti preoccupare. Ma con lei? No, con il Vine dopo. Che con lei adesso è... Aspetta, fammelo, perché se no... Tanto basta che faccio il cambio fra... Ma già gli ho preso tutto, ok. Tanto Rinoa dovrebbe già averceli. Come sta giocando il tuo stesso punto proprio ora, dai. Già ce l'ho. Già devo andare a questa lì, ok. Comunque sono stata, stanno richiusi là dentro la stanza, che ci vuole a fare un bel fira o qualche altra magia e distruggere la porta. Posso controllare la strega adesso? Ah no. Sono la figlia del colonnello Caraway. Sono venuto a trovare mio padre. Questo è un dono che spero che mi onorerà di accettare. Sì, ma... Oddio. Muove la mano.
Morta. Non sai proprio ancora dei pezzi di nuovo questo. Eccola finalmente. Cittadini, puoi dire quello che vuoi, ma la strega l'hanno fatta proprio figa. Ma io ho sempre detto che ho fatto bene questo gioco, sono altri che mi millantano essere un gioco brutto, ma non so come fanno. Ma quella di Noa. Disgustose e stolte creature. Fin dal lontano passato ho vissuto nelle vostre fantasie. Le sciocche fantasie che voi avete generato. Tutti a proteine. La strega che in crudeli sacrifici uccide voi umani. Uomini. La strega che con la sua spietata magia brucia i vostri campi. Sciocchi. Quando avete udito che la strega avrebbe protetto Galbadia, avete tirato un sospiro di sollievo, vero? A chi è che questa strega non appare in sogno? Specchio delle vostre fantasie. Edea, ma cosa? Ed è boom, morto. La realtà è crudele, la realtà è davvero crudele. Quindi, sorti uomini, se è questo che volete. Rifugiatevi nelle vostre fantasie. Ed io danzerò in esse. Sarà la terribile strega che desiderate. Sarò la terribile strega che desiderate. Voi ed io, insieme in una fantasia crudele, regno fra la vita e la morte. Strega e fantasia per sempre. Per sempre vivranno con Galbadia. La strega vuole un'offerta, la strega vuole un sacrificio. In gargoyle. E ora cosa facciamo? Dobbiamo portarla via da lì. La parata non è ancora iniziata, i cancelli non si sono ancora aperti. Come facciamo?
Oh no, sta iniziando. Dobbiamo uscire di qui alla svelta. Mo fino a mo che cazzo avete fatto là dentro per non uscire prima? Dal computer fa qualcosa. No, ok. Dai, tocca qualcosa qui, dai. La modella, per darsi che mi dice qualcosa lui. La finestra non si schiaccia nemmeno. Allora, devo andare proprio qui. Ma io clicco. Ci deve essere una chiave in giro. Guarda tutti questi libri. Se ci sta mettendo non posso guardarli. Un bottone segreto come nei film gialli. Questo quadro è qualcosa, eh. Ma io più qua di così non ci posso andare. Che faccio? Calici. Ma qui? Qua più in là non mi ci può andare. Qui. Ok. Poi un calice. All'inizio della statua. Ok, poi io metto alla statua il calice in mano. Guarda pure che enigmi ambientali che ti hanno creato. Proprio qui. Un passaggio segreto. Andiamo. Ma non sappiamo nemmeno dove va a finire. Anche se stiamo qui non cambia niente. Non so se qui è meglio cambiarli giù un tion però, perché non vorrei trovarmi con dei nemici. Oh, l'ho detto! Sono fottuto, ho solo attacca. Proviamo a batterlo con solo attacca, dai. Ci proviamo. Siamo pur sempre forti, oh. Per modo di dire. Ma io mi sono mosso mentre volevo fare, ma non l'ho potuto fare. Oh.
Che se impalla sta musica me la porto, eh. Ok, intanto l'abbiamo ammazzato. Siamo pur sempre forti. Cavolo, è già 41. Che palle, come passa il tempo? Io ci sono attaccato alle 2, quindi massimo proprio mezzogiorno e un quarto posso fare. Dovrei aver fatto proprio tutto quanto con le magie. Sì, infatti. Mossa manco, vaffanculo. Curiamo Kurama. Ma lo ammazziamo, ho curato tutti. È iniziata.
Guarda chi c'è. E il re di Dio. Ma gli vuole si vedeva morto, che invece no. Andiamo, dobbiamo osservarla. Sì. Che cavolo stai aspettando? Di nuovo può morire. Vabbè, sono gli stessi di prima. No, ma che cos'è questa scena di Ardyn? I personaggi sono tutti uguali l'uno fra l'altro, perché qua no. Vabbè, siamo verde. Comunque, complimenti alle guardie del posto, eh. Allora, io farei di nuovo il cambio Junction. Io non ho fatto il bene, è stato inutile. È inutile di farmi fare tutto sto pezzo che ho già fatto con Rinoma. Fammelo che già sto su, fammelo vedere che lo fai in automatico. Oddio che compenetrazioni. Non dove cazzo dobbiamo passare? No, andiamo avanti qua. Ok. Però in certi giochi se arrivi sullo stesso punto da dove sei salito scendi. Cittadini, perché la folla sta qua? Sono... Hanno sbagliato, hanno lasciato la cosa della folla. Però non dice... Oh, mazza, ci sta il preside, sì, il presidente là, quello dovrebbe essere il presidente, mi sembra. Mi sei incazzo. Botola. Sbagliato mi sa. Dobbiamo salvare 9?
Sì, infatti. Rinnova. Ah, mi ero dimenticato di dirtelo. Per la mia tecnica speciale sceglierei munizioni e poi primi R1. Bang bang. Scegliere munizioni. Oh, carbuncle! Sento il massimo da quella magia. Medusa, ok. Quaranta e passa la paura. Morti entrambi. Madre di Dio, sto rischiando di perdermi che il banco, no, mi sparavo. Che paura. Ma davvero, ho avuto paura. È tutto finito. Ho avuto paura, ho avuto davvero paura. Dovresti essere abituato a combattere. No, non ce l'ho fatta. Da sola non ce l'ho fatta. Non sei ancora pronta per tutto ciò. Meglio andare ora. Ma schifata. Ti ricordi gli ordini? Oddio, palle. Non ti allontanare da me. Allora, tanto segniamo Carbancore. Pure contrattacco. Carbuncle me lo metto a coso, a scuola, perché c'è pure contrattacco. Un GF Carbuncle tira di più, tanto bonus forza, buono. Mettiamo subito questi cazzi di magia di status, poi su 30 lo faccio vedere subito, contrattacco. Andiamo giù. È mezzo. Giorno, no. Dove sta il fucile? Scusa, non dovrei trovare il fucile qua io. Nascosto bene sto fucile, eh? Ah, Madonna Santa, cerco io.
Vai in Knis, ora tocca a te. Non ci facevo caso al colore grigio là. Oh, non parla più. Si doveva concentrare. Come è sceso male da quella parte? La solitudine del tiratore sarà questa? Da qui non si sente niente. Cosa sarà successo alla parata? È nascosto bene? No, vabbè. Ci pensa. Io non guardavo la parte qua in basso delle scale. Io dico, vabbè, sarà nascosto all'altra cosa. Sei ferro vivo. Rinnova. Sei ferro vivo. Sta facendo la parata con la strega. Cosa significa? Chi lo sa? Se dovessi affrontare la strega direttamente, dovrei combattere anche contro Seifer. Questo è il destino dei Sid, non si può scegliere il nemico. Potrei uccidere Seifer con le mie stesse mani. Siete tutti e due pronti. Siamo stati addestrati ad affrontare il peggio. Se possiamo, ha detto. Però vorrei tanto poter evitare questo momento. Magari si potesse. Tocca di Irvine. Sta tremando? Non dirmi che hai paura. No, non ce la faccio. Oddio mio. Siamo messi male. Ti giuro ancora, dai! Allora, di nuovo devo rifare il Junction qui, giusto? Due palle. Cambio. Poi ogni volta tocca sprecare un botto di magia, di mortacci loro. No, mi passasse che già sto tutto al massimo. Aspetta, non andare troppo veloce nei passaggi. Aspetta un attimo. Controlliamo se c'è qualcosa da qua. Ah, vabbè, devo andare forse io. Okay. Continuiamo tutto e mi sa che trovo la rivista. La rivista. Ok. L'ho pensato, cazzo, sta andando il filo tutto liscio come l'olio. Mazza di tutti e due e basta.
24, mi resta la giga 1, zanna vampira. Andiamo a prendere quella cosa lì. Vabbè, ma risubito, te prego, eh. Ma dai, qui. Selfie. Ah, lo liscio ma gli rubo. Complimenti. Spezza cuore. Arrestato, dai, raga. Da, oh. Porco Giuda. Voi non avete lisciato fino a mo' in queste. In questi miei gameplay, però cazzo, l'ultimo. Guarda quanto tempo. Mo' che mi devo sbrigare in teoria. Primo salvataggio mi dovrò fermare. Mi sta dando urto questo fatto che si sta impallando la musica così. Ma sto tornando indietro. Zambe, zambe. Ma vi levate dal cazzo! Che 20 mostri, mo. Dio santo! PC, ti posso chiedere un favore? Fra 10 minuti noi potresti cominciare a mettere l'acqua per la pasta? Grazie.
distruggerli. Come zero? Beh, ci ammazziamo lì così se riesce a prendere. Anche se mi sa il coso treno lo dovrei mettere a qualcuno che lava un po' di più perché altrimenti è quasi inutile. Minchia che giri io questo fa. Ah, vedete, potevano saltare. Queste cose le odio. Non posso, perché ancora non posso andare lì? Ma non la posso ancora prendere la cosa, Alexander? La rivista? Ma che devo fare adesso o che devo fare dopo? Che io e lei ho fatto tutte le strade che dovevo fare. Perché qua. Ah, che palle mostri.
Ma qua non c'è un'altra strada da fare. Scusa, fammi vedere un attimo. Questo per favore. Per terra oppure devono gli abitanti dell'insidio, evitando però di spostarci troppo fra una parte dell'altra. Il nostro caro Sid ne sentirebbe. Trasformiamo quindi oggetti le andiamo avanti, c'è anche una scheda. No, non lo dobbiamo prendere qua. Perché qua nella spiegazione non te lo dice fa, non te lo dice proprio. Quindi niente. No, poi se la prendiamo, no. Mi ricordo che adesso ho il save point, mi fermo. Purtroppo devo andare. Eccoci qua. Vabbè, fermiamoci qui. Allora poi se tu riesci, scopri che si poteva prendere, me lo fai sapere domani mattina se ci sei. Ora pomeriggio, vediamo. Sappiamo 2 volte. Vabbè, ci fermiamo qui. Sander, ti ringrazio come sempre della compagnia che mi fai. Questa volta non ti ho fatto sclerare. Ti ho fatto solo fare una bella risata con quella cosa del fucile. Ok, domani non lo sai, domani pomeriggio. Vabbè, vediamo. Tanto io domani mattina vediamo. Se dice non ci sei, semmai porto qualcos'altro, se no mi dormo. Tanto è 1º maggio, quindi ci sarà poca gente, però. Vediamo. Semmai domani mattina faccio quella cosa che volevo fare, ossia girare il video su come usare il mana di. Le magie di attacco di coso, di Overwatch. Sì, Overwatch. Outward. Grazie a te, oggi ancora di fatto. Vabbè, caro, io ti saluto, buona giornata. Se ci sei stasera, sempre Outward. Vediamo qua. Bye bye. Aspetto come al solito che mi rispondi. Dai. Ciao!